Buongiorno. Ciao. Siamo andati, fa un freddo cane stamattina, raga. No, no, veramente un fa gelo, diversamente caldo. Un gelo polare. E stiamo andando a fare gli esami, siamo quasi arrivati, Fede a scuola. E speriamo ci sia poca gente, vero amore? Di qualcosa. Qualcosa. No, è il freddo, è il freddo. Sì. Va bene, ci vediamo dopo. Fatto. Ma sì, cosa vuoi che sia? Ma un buchino qua, un buchino là, un buchino oggi, un buchino domani. Se bevo perdo acqua. E tra l'altro ci tenevo a salutare Alessandra e Riccardo, che ho incontrato in sala d'attesa all'ospedale. E mi sono, adesso faccio anche un saltino, occhio che la macchina ha deciso che deve girare mentre ne attraversiamo. E mi rendo conto che sono stata un pochino, come dire, no, chiusa, no, però boh, rimango sempre, ragazzi, un po' stordita quando mi fermate. Sì, sei chi? Aspetta, cos'è che... Perché quando giro i video non è che mi rendo tanto conto che realmente ci sono delle persone dietro. E quindi quando mi fermate... lui mi prendeva il culo da 2 ore. Sì. Quindi niente. Ciao Alessandra, è stato bellissimo incontrarti, anche se è un po' prese da prelievi e cose. E io adesso vado a prendermi una brioche perché sto, ciao, morendo di fame. Buon appetito, amore. Hai famotta? No. Ah, boh. Tutto un pochino. Allora è una mia impressione solo. L'acquetta. Che fame. Come l'abbiamo presa? Naturale o frizzanto? Naturale. Fuori frigo. Brava. Ah, brava, dai, tanto fa freddo già di suo e si ricongela in automatico. È uscito il sole. Va bene. Così forse fa un po' meno freddo. Adesso non ci allarghiamo, però potrebbe aiutare, potrebbe aiutare. Amore. Eccoci al Lidl. Prendiamo, prendiamo 2 cavolate e poi andiamo a casa. Allora, tornati a casa. E abbiamo comprato delle cosucce alla Lidl, proprio quello che avevamo finito, qualche sfiziosità, e insomma ora vi mostro tutto. Mi è venuto di nuovo un colpo, un collasso, perché è cominciato a comparire come l'altra volta, se ricordate, errore, ho detto ok, mo mi cancella tutti i file di stamattina. Invece per fortuna ho imparato la tecnica, però secondo me prima o poi capiterà, comunque i video ci sono, quindi starete vedendo il vlog. E mi è preso un po' di fastidio qua. E niente, vi mostro un attimo quello che abbiamo preso. Non ho preso tantissime cose perché ci servivano solo alcune cose finite, quindi non ci siamo caricati come dei muli una volta tanto. Ho un goccino d'acqua. Ho veramente fastidio alla gola, cioè, ma fastidio non di mal di gola, ma proprio di bruciore. È il risultato di aver mangiato una volta una brioche a stomaco vuoto, poi quindi proprio subito un po' di acidità, un po' di bruciore. Comunque vado a mostrarvi tutto quello che abbiamo preso. Carne per Nala, 2 passate di pomodoro. Poi ho preso questa qua per me e anche Fede, che ci piace anche con la polpa fatta con, insomma, con i pezzetti. Scusate il fiatone, scusate se mangio un cicles, ma è la mia ultima salvezza per i bruciori, per insomma sentirmi un po' meglio. Poi ho preso le gallette, che sono quelle che vi dicevo che non ho mai mangiato, e da quando sono... dal 7° mese così in poi mi va un sacco nel latte. Poi guardate che con una mano. Allora, cereali, questi qui a barchetta, che a Fede sono piaciuti un sacco, quindi li abbiamo ripresi. Poi un po' di scorta per la scuola, merendine al latte.
i plum cake, questo qua ogni tanto piace a me perché è leggero e delicato, con lo yogurt magro, sono molto buoni, e da Lidl li trovate anche integrali, però mi piacciono anche questi. E poi un pacchettino di sottilette. Poi abbiamo fatto un po' di scorta di pane perché è tipo 3 giorni che siamo senza pane, quindi abbiamo patito. Un pacchetto di quello, diciamo, più a lunga conservazione, anzi 2, di quello della linea americana, quello che vi dico sempre che è il nostro preferito perché le fette sono belle grandi, più spesse, e soprattutto se fate il toast, il pane tostato, vengono una bontà. Poi abbiamo preso un po' di affettati. Purtroppo nel nostro Lidl non c'è il banco fresco, quindi quando capitiamo di lì e lo vogliamo a tutti i costi, insomma, prendiamo questi. Allora, questo è quello di alta qualità, sgrassato col 2% di grassi ed è prosciutto cotto. Ne abbiamo prese due confezioni. E poi un pacchettino di mortadella IGP con pistacchi. Poi pane fresco, questi pagnottini piccolini, ne abbiamo presi 6. E poi qua c'è ancora, c'era la maxi offerta di Kinder fetta al latte, che Fede è una vita che mi chiede, non li trovavo, l'Eurospin non ci sono neanche a pagare oro, e invece la Lidl ce li ha, quindi quando capito la Lidl glieli prendo. Poi è la scatola convenienza, ce ne sono 10, quindi sono tantissimi, qua ce n'è 7 più 3 gratis, e ho pagato 2 euro e qualcosina, quindi conveniva parecchio. Poi abbiamo preso un pacchettino più o meno, perché un maxi pacco, 80 più 20, quindi 100 salviette, pagate anche queste pochissimo, 1,60 euro mi pare, e da tenere, insomma, da avere. Poi sacchettini dell'immondizia, la cioccolata che cercava tanto Ricky l'altra volta, gliel'ho presa visto che in frigo c'è ancora la panna. Poi Ricky si è scelto questi dolcetti, abbiamo scelto delle schifezzine un po' io un po' lui. Ciao a tutti, allora siamo appena tornati a fare la spesa, Roberta è a casa e io invece sono uscito con Nala visto che aveva bisogno di fare i suoi bisognini. So che sto tirando come un bufalo da te, sto cane è una roba assurda, scusate, lo so, mi vedete gigante, è che il braccio dopo un po' termina. E adesso quindi vi sto facendo fare la passeggiatina, ve la faccio vedere. Nala, andiamo, dai, che cerchi sempre, sei una tartufone te. Abbiamo fatto pure vedere come fa la pipì. Lui ha voluto assaggiare, lui ha voluto provare questi qua, che non si capisce cosa siano sinceramente, delle lingue tipo di cioccolato credo, sono leggerissimi. Dopo vedremo magari più tardi se li vorrà assaggiare. Poi Kinder cioccolato classico, stracchino, dentifricio per il piccolino, dentifricio per noi, perché quello che avevamo l'ho utilizzato per la valigia, no, questo è quello per il piccolino e l'altro è per noi. Poi yogurt, perché come sapete spesso ho voglia di yogurt magro. Poi una bottiglia di succo di frutta alla pera, un altro yogurt sempre magro, gnocchetti tricolore, questi erano in super offerta, mezzo chilo, li avevo già presi, sono belli morbidi, sinceramente poi quelli che ho preso all'Eurospin non mi sono piaciuti per niente, dopo ve li faccio vedere, magari sinceramente ve li sconsiglio perché sono, cioè, li ho trovati durissimi, quindi non mi sono piaciuti. Poi Ricky ha voluto provare queste barrette qua, simili sneakers praticamente, quindi volevamo così per curiosità vedere se sono uguali, perché costano un quarto degli sneakers originali, e quindi vedere se il gusto insomma è uguale.
Poi Ricky ha preso i pan di stelle, ho preso i succhi, ah, ne è partito uno, succhi alla pera per Fede per la scuola. Adesso poi rimonterò tutto perché con una mano sono un po' in difficoltà, pazienza. E basta ragazze, quindi questa è la spesina. Adesso vado a sistemare tutto e preparo anche il pranzo. Sono tornata a casa anch'io. Qua. Ciao amore. Che stai facendo? Fai vedere. Sto facendo la stories su Instagram per avvisarvi che alle 18 c'è il vlog di ieri. Work in progress. Yeah! Noi tra poco andiamo a mangiare. Oh sì, ho fame. Che mangiamo, amore? Non lo so, adesso vediamo. Un qualcosa mangiamo. Esatto. Tanta roba, tanta roba. Poi sono a casa io, farò le mie solite cavatine alla Julien. Poi una vellutata di patate. Poi, vabbè, la smetti di stronzate. Ciao, belle pop. Piccolo momentino di chi se ne frega, dobbiamo fare merenda. Adesso vi faccio vedere, guardate, l'aveva iniziata Roberta, poi grazie a Dio mi ha ascoltato e si è andata a sedere, e quindi ai fornelli ci sono io. Faccio vedere il nuovo impasto. Dalla regia ridono. Amore, perché ridi? Sì. Ah, boh. Mi sento. Per quanto tempo va girata la cioccolata? Boh. Finché non si raddensa. Finché non ti si stacca il braccio e continua a girare da solo. Chocolate! È dovuta intervenire di nuovo Roberta. Mi sono sentito. Avete presente il gioco per il Nintendo Cooking Mama? Mi sono sentito un po' come Cooking Mama. Che lei prende, sbaglia, fa le fesserie. Tu fai le fesserie? Sì, no. E poi appare la scritta: non ti preoccupare, ci pensa mamma. E io sono un mamma. Ciao ragazzi, sono un mamma. Io metto: non ti preoccupare, ci pensa Roberta. Ecco. Com'era la cioccolata? L'ho fatta io. Com'era la cioccolata? Buona. È tutto sporco. Non glielo diciamo però, perché altrimenti poi si emoziona. Vabbè. Allora, stasera per cena chicche tricolori, sono buonissime, della Lidl, le ho già prese diverse volte, della nonna mia, e sono morbidissime e soprattutto sono gustose, a me piacciono, e le faremo al burro, semplicissime, anche perché ho mangiato la cioccolata per merenda e sinceramente non è che tutta questa fame, quindi ci teniamo leggerini stasera. Chi di voi ieri sera si è visto Titanic? Noi sinceramente sì, era diverso tempo, sarà stato almeno un anno e mezzo, due anni che non lo vedevo, quindi l'ho rivisto con piacere, e stasera c'è la seconda parte, quindi insomma penso che ce lo guarderemo. E niente, io credo che vi saluto qua perché adesso ceneremo e poi ci rilassiamo un pochino a guardare il film e metterò Fedino a nanna, quindi non farò più nulla di interessante. Ci vediamo prestissimo con nuovi video, vi mando un bacio, se vi va lasciate un like e ricordate di iscrivervi al canale. Ciao!